Era il 2011, precisamente il 12 ottobre, quando nella sua Catania Paolo Pizzo vince la medaglia d'oro nella categoria spada ai campionati del mondo di scherma. Vediamo la clip. Un campione nello sport, ma anche nella vita, una vita straordinaria che è diventata una fiction, La Stoccata Vincente, che andrà in onda in prima serata domenica 24 settembre, proprio su Rai 1. Allora, diamo il benvenuto ad Alessio Vassallo, buongiorno, buongiorno, e a Chiara Cavaliere, che sono i protagonisti di questa bellissima fiction. Buongiorno. Allora, Alessio, com'è stato interpretare un ruolo di una persona realmente esistita? Che esiste. Che esiste. Che vive, certo. Vegito, Paolo. Bravissimo, assolutamente, lo salutiamo. E per... No, è un unicum per un attore, guarda, perché intanto, oltre a interpretare un campione del mondo, appunto interpreto, dico io, un ragazzo che ha la mia età, 40 anni, e averlo sul set con me durante tutte le riprese, quindi vederlo commosso, vederlo arrabbiato con me, ogni stop che dava il nostro regista Giacomo, Nicola Campiotti, quello è il padre, noi abbiamo il figlio Nicola Campiotti, io guardavo subito Paolo per vedere nei suoi occhi se quello che stavo facendo aveva senso. Ma scusami, tu hai mai provato? Cioè, avevi mai provato prima? No, a scherma mai, a scherma. Mi sono allenato con lui per sei mesi prima. Cioè, la controfigura nel film è lui, le scene complesse di scherma le fa lui al posto mio, c'è stata una simbiosi a 360 gradi, quindi molta responsabilità entrare in punta di piedi, perché raccontare la vita di un ragazzo, di un mio coetaneo che ha poi a quel vissuto lì, l'esperienza anche della malattia, la vittoria al campionato del mondo, insomma, non è stato semplice. Più un allenamento incredibile che abbiamo fatto. Immagino, perché comunque dovevi sembrare vero, quindi c'è Io stato mi sono allenato al CONI, avevo la tuta Italia per mesi, quindi vedevo atleti, le ragazze della ginnastica artistica, i nuotatori, quindi mi sentivo come loro. Poi è finito il film, un sogno che si è infranto, perché non gliela faccio. Perché non ce la potevi. Però per sei mesi. Vabbè, però d'altronde sei un bravissimo attore. Chiara, tu invece nella fiction interpreti la sorella, sì, insomma, di Paolo Pizzo. Esatto. E tu hai avuto un compito molto importante, perché sei stata tu che sostanzialmente ti sei accorta che tuo fratello, insomma, stava poco bene, c'era qualcosa che non andava. Sì. E com'è stato però il vostro rapporto? Cioè, creare comunque questa vicinanza, questa fratellanza, no? Con un attore, immagino che non sia stato così semplice. No, in realtà io e Alessio siamo molto affini, avevamo già lavorato insieme, quindi è stato facile ricreare un'intimità, e devo dire che la chiave di volta del ruolo di Marina all'interno della fiction, che è molto bello, è che lei per lui è colei che riesce a spronarlo e non solo compatirlo, perché nonostante il dolore della malattia, lei, diciamo, che riesce a spronarlo e a dirgli quelle verità che lui forse non voleva sentirsi dire. E credo che questo sia importante, no? Nella famiglia è un luogo dove tutti noi ritorniamo un po' per ritrovare noi stessi. Ed è bello che nella fiction è molto molto presente questo tema, e la sorella è molto importante. Vediamo un momento del film. Paolo, nella tua testa c'è una piccola cosa che non ti fa bene, ma dei dottori bravissimi che abbiamo trovato te la toglieranno. Non ce la faccio più, ho detto basta! Pensa solo alla tua scherma. Apriti col tuo maestro, fidati di lui, parlaci. Che cosa gli hai detto? Tu gli devi raccontare che cosa hai avuto. Ecco, abbiamo visto Flavio Insinna, che nel film è il vostro papà, però sicuramente la caduta emotiva è il tema centrale, no, di questa fiction, insomma, di questa storia. E com'è stato, insomma, raccontare poi la realtà di questa vita di Paolo? Come dici tu, il tema centrale del film è la caduta, e soprattutto oggi
che viviamo in una società performativa, no? Dove raccontiamo un'immagine che non ci appartiene sostanzialmente, che è quella dei social. Mostrare le proprie cadute, avere il coraggio anche di condividerle è molto importante. E io mi auguro che questo film, faccio un appello, lo possano vedere anche tanti giovani, tanti ragazzi e magari genitori o anche nonni che sono adesso in ascolto possono consigliare ai loro figli. È un bellissimo esempio. E no? Nipoti, perché nella vita si può cadere e non è vero che ci si rialza. A volte si rimane a terra, si guarda il mondo da un'altra prospettiva e ci vuole tempo per rialzarsi. E non bisogna vergognarsi delle proprie cadute, ma anzi trarne vantaggio, trarne forza. E quindi io mi auguro anche che tanti ragazzi possano vedere questo film, ognuno con la propria caduta. Qui parliamo di una malattia importante, però certo, ognuno ha le proprie, magari una caduta familiare, scolastica, amorosa. Quindi mi auguro che tanti giovani si possano rivedere in questo racconto. Grazie, bellissimo il tuo messaggio davvero. Però io vorrei far vedere un'altra clip, perché in effetti Paolo Pizzo è stato qui l'anno scorso ed è stato intervistato dal nostro Massimiliano. Vediamo questa clip. Io la battaglia più importante l'ho vinta non sulla pedana ma nella vita, la fortuna di aver avuto la ricerca dietro che mi copriva le spalle, non lo sapevo. Quando sono stato male ho avuto la diagnosi di tumore al cervello a 14 anni, la ricerca ha permesso ai medici di affrontare il male nella maniera migliore, ne sono venuto fuori e poi ho fatto grandi cose. E, insomma, in pedana mi sono divertito su qualcosa di più leggero che però mi ha fatto capire quanto bisogna combattere in tutte le sfide ed essere preparati. Alessio, cosa ti ha insegnato questo grande campione? Forse questo film, infatti in conferenza stampa ero molto emozionato, cosa che non mi era mai capitata con altri film o serie TV che ho fatto. Mi è servito anche un po' a ricentrare la mia vita, a capire quali sono le priorità della vita, a dedicarmi di più alle persone che amo, meno al lavoro, a scendere più a casa. Staranno guardando da mamma e papà voi, a Palermo. Voi, tutte e due voi siete siciliani e avete avuto la fortuna, insomma, di girare più o meno a casa vostra, sull'Etna. Abbiamo visto delle immagini veramente stupende, spettacolari. Non apriamo questo capitolo perché Pizzo è catanese, io sono palermitano. Quindi lo so, c'è stato tutto. Però a parte questo, sì, siamo stati in Sicilia e dei luoghi meravigliosi e poi... Sì, no, la Sicilia è meravigliosa, è bello ritrovare i luoghi, il cibo, veramente c'è tutto della fiction, dal calore familiare all'Etna, ai luoghi, al cibo, ai pranzi, in famiglia, non manca niente, la Sicilia è un'altra protagonista, devo dire. Eh sì, è veramente uno spettacolo, ma casualmente qui abbiamo la spada. Ti ricorda qualcosa, Alessio? Vecchi ricordi, vecchie vabbè, fatiche. Vecchi ricordi, però vieni un po' qui, facci vedere. Perché sorella. Hai detto insomma, che per 4, 5 mesi, 6 mesi, quanto certo, ti sei allenato? Io ormai l'ho detto, 6 mesi. Allora, ci fai vedere qualcosina okay, proprio? Ma con chi, da solo? Da solo, è vero. No, io voglio prendere qualcuno. Vuoi prendere ma qualcuno? Ma avevate detto che c'era qualcuno in studio. Allora, vogliamo vedere se è Massimiliano. Dov'è Massimiliano? Massimiliano? Vieni, Massimiliano. Bevendo, qua ti vogliono far fuori, l'acqua, però, perché lui è un salutista. Allora, eccolo qui. Buongiorno. Tu che sei... Buongiorno. Così ciao, sportivo. Ciao, Chiara, complimenti. Ciao, grazie mille. Ciao. A me non mi ha fatto i complimenti, ciao. Perché giustamente vi devi... No, perché te li faccio dopo. Vabbè, ci fate vedere qualcosa, ci non lo so. No, io mi metto qui perché non so cosa posso... Il saluto, te lo ricordi? Il saluto. Aspetta, di qua. Di qua. Poi di qua. Ok. Centrale. E poi ci dobbiamo mettere in guardia. E là là. Ma dai, avanti. Faccio la toccata. Che bravo. Ma lui è più elegante. No, più che altro lo sai qual è la cosa? Che ho la fortuna di essere cresciuto alla fine dove? Nelle Marche. Questo. Nelle Marche è la parte. Un duello. Quindi solamente guardando. Ma c'è una cosa che non sai fare? Io pensavo di, capito, di prenderlo. Questo è anche molto più elegante, perché io ho la postura di Paolo, lo sai che Paolo ha una postura curva. C'è qualcosa che sai fare, scusa, bene, fare il punto di domanda. Bene. No, perché faccio tutto, ma male. E questa è una cosa. No. Comunque complimenti, dai. Grazie. Dai, complimenti. Allora, grazie. Ricordiamo insieme la fiction, la stoccata vincente, domenica. 24, 21 e 25, 21 e 30, su Rai 1 e vi aspettiamo. Da non perdere, complimenti, bravi. Non mancate, adesso andiamo subito da Domenico Marocchi.